Rossignol Hero LT TR22, una nuova storia, 4 anni di grandi successi, rinnoviamo la linea Hero e in particolare cambiamo la costruzione, cambiamo le geometrie e introduciamo una nuova tecnologia che deriva dalla tecnologia del pistone DLC che avete visto utilizzato dagli atleti in Coppa del Mondo. Si chiama LST, la nuova tecnologia, è una lamina in metallo inserita verticalmente all'interno dell'anima dello sci che mantiene costante la controflessione dello sci. Uno sci che ha avuto grande successo negli ultimi 4 anni, viene ancora migliorato con una nuova grafica naturalmente e soprattutto lo sci cambia di geometrie, la misura principale è a 177 ora con 18 metri di raggio, scendiamo di un metro di raggio e abbiamo anche l'introduzione della nuova piastra R22 World Cup che viene utilizzata attualmente in Coppa del Mondo. Il nuovo LT Rossignol mi è piaciuto molto, ma non lo definirei un all-round, lo definirei un gigante race carve, molto stabile in curva, se vai veloce rientra sempre nel corto raggio, è facile da far girare, quindi un gran bello sci, ma non per la categoria all mountain. Molto più pesante, molto più stabile, soprattutto ad alte velocità e con archi di curva più ampi. Hanno aumentato un po' il peso grazie alla nuova piastra, che sicuramente rende lo sci un po' più performante, un po' più preciso. Consigliato ad un pubblico sicuramente esperto, che gli piace fare curva ad alta velocità e sentire una buona stabilità sotto il piede. Davvero, davvero nuovo, nuova struttura e si sente tutta. È molto stabile e ha questa capacità di essere più performante e più deciso sia nell'arco stretto che nell'arco medio ampio, anche ad alta velocità mantiene molto meglio la sua direzione e la sua prontezza, quindi davvero un ottimo sci che in questa categoria farà gola a molti. Uno sci veramente divertente, permette di fare curve corte e curve ad arco medio con tranquillità, con sicurezza, una buonissima tenuta in conduzione. Veramente divertente, forse sulle curve un pochino più ampie con alte velocità per la sua struttura e per la sua lunghezza potrebbe risultare un pochino ballerino, ma comunque per la sua categoria è uno sci molto stabile. Uno sci con un'ottima struttura, anche quasi troppo rigida, visto le sue caratteristiche. Molto bello e prestante su questa tipologia di neve trasformata. Ho trovato leggermente rigido nell'arco stretto. Uno sci da gara, da fare gigante, a fare curve ampie, una curva agonistica, quindi chi vuole pensare di acquistare questo sci deve sapere che ha una struttura rigidissima e ci vuole molta forza per deformarlo, però premia in stabilità, in precisione. E io a mio avviso mi sono trovato molto bene. Uno sci che non è un all-round, è uno sci d'alta gamma, uno sci bello, stabile, preciso, uno sci fin troppo preciso per questa categoria qua. Infatti è uno sci che bisogna starci sopra e anche nel corto raggio bisogna stare attenti, perché è uno sci che ti risponde subito e devi avere la forza per gestirlo. È uno sci bello che consiglio a sciatori esperti, molto esperti, per uscire in queste situazioni. Uno sci che sicuramente ha un'ottima prestazione, è tanto stabile e divertente quando vai ad alta velocità e tiene benissimo. Lo ritengo però fuori categoria un po', perché è abbastanza difficilino, cioè una persona di un livello medio non riuscirebbe tantissimo. Ci vuole una buona preparazione, quindi sicuramente un livello già alto e comunque, o se no, maschi comunque con una buona preparazione fisica. Molto performante e molto divertente, a patto però di essere prestanti fisicamente e con un'ottima tecnica. La struttura è solida, la piastra è veramente importante, quindi secondo me è un ottimo race carve. È un po' fuori target per la categoria all round, perché è uno sci che dà delle performance molto molto più elevate di quello che cerca magari chi scia in questa categoria. Uno sci che va molto bene nelle curve ampie, non posso dire lo stesso delle curve medie e piccole. È molto stabile, si avvicina molto secondo me a quello che è uno sci da gara, abbastanza impegnativo e adatto a sciatori di una buona capacità tecnica.